aspettate. Allora, oggi faremo un anello con la tecnica wire, un anello regolabile. Me l'ha chiesto un'amica qualche giorno fa sulla mia pagina Facebook e allora proviamo a farne uno, ma sempre molto semplice e molto divertente, usando questa volta il filo di alluminio. Spero vi piaccia. Ciao! Allora, eccoci qui con il materiale necessario, quasi tutto il materiale c'è qui. Allora, naturalmente il filo d'alluminio, io userò l'alluminio in questo caso, sono circa 2 mm di filo, di diametro intendo dire, una tronchesina, una taglierina che possa essere usata con questo filo, un paio di pinze che afferri saldamente questo filo. Consiglierei un paio di pinze non bellissime perché è probabile che si rovinino un po', perché il filo insomma è abbastanza tenace. Poi una squadra per misurare, ovviamente, e avrete bisogno anche di qualcosa che vi faccia da forma, attorno a cui arrotolare questo filo, avvolgere, cioè questo filo, per formare l'anello. Allora, preleviamo 15 cm di filo circa, che è così, ok? Allora, questa volta tento con la taglierina, non userò più la pinza, quella brutta che mi avete visto usare varie volte. Tento con una taglierina vecchia che funziona, va bene. Allora, dovete lisciare leggermente le estremità perché altrimenti graffiano. Potete usare sia una lima che una carta vetrata. Questa dovrebbe essere, credo, una 500 come carta, o 400 forse anche. Quindi lisciate un po', ok? La lima forse è un po' più pratica, ma va bene anche questa. Ok, e siamo pronti per passare il filo attorno alla forma. Ecco, questo è il mandrino che io uso per gli anelli. Allora, adesso si tratta di avvolgere questo filo attorno al mandrino. Prendo in considerazione la metà del filo circa, in modo da avere un egual numero di centimetri da una parte e dall'altra parte. La misura, questa dovete ovviamente valutarla voi, io l'ho già segnata, l'avevo già segnata la mia misura, cercherò di stare il più possibile vicino alla misura ideale, che è la mia in questo caso, quindi di non fare un anello troppo grande o troppo piccolo, perché è vero che si tratta di un anello che è aggiustabile, però se lo deformiamo troppo perde la sua forma rotonda, quindi insomma relativamente aggiustabile. Ecco, allora facciamo in questa maniera, passiamo da sotto il filo e cominciamo ad avvolgere. Vedete? Attorno alla forma che abbiamo scelto. Allora, adesso si tratta di fare scendere queste due parti, queste due lembi del filo, da una parte e dall'altra, ok? In orizzontale, così, in questo modo. Allora, qui probabilmente ci sarà bisogno di stringere un po'. Beh, io mi aiuto, diciamo, in questa maniera, faccio così, stringo anche così. Che è veramente molto tenace questo filo. Allora, poi avete naturalmente il supporto del martello che potete usare e che dov'è? Eccolo qua. Ok. Per dare una forma il più possibile arrotondata. Vediamo, prova. Va abbastanza bene, ancora un pochino. Ci siamo. Allora, una volta che avrete ottenuto la misura, che non si discosti molto da quella che vi interessa, mi raccomando, e la forma desiderata, potrete passare alla decorazione. Io faccio in questo modo. Allora, prendo uno di questi fili e considero questa misura, afferro cioè questo filo all'altezza del giro, all'altezza dell'anello, qui praticamente. Allora, qui. In questo modo, in questo punto, vedete? Afferro il filo e gli do una piccola piega. La stessa cosa faccio qui, da questa parte, verso l'esterno e verso l'esterno anche da questa parte, vedete? Così. Anzi, qui posso scendere un po' di più, mi pare, ok? Allora, adesso aiutandomi con le mani, perché il filo è quello che è, cioè abbastanza forte, resistente, scendo completamente, faccio questa curva, vedete? Scendo da una parte e la stessa cosa faccio dall'altra. Attenzione a non tagliarvi, naturalmente. Cerco
Cioè non sto usando le pinze, sto usando le mani in pratica. Ok. Scendo il più possibile, poi mi aiuterò con le pinze, insomma, poi come siete anche più comodi, magari voi avete, vi trovate meglio con una pinza, io preferisco così, in questo modo. Avete visto? Siamo a questo punto. Allora, adesso posso, dunque, questo lo porto un po' più avanti, perché altrimenti, ok. Avete visto cosa abbiamo ottenuto? Ok, due curve che vanno da una parte e dall'altra. Allora adesso avvicino più possibile questa curva all'anello, sia da questa parte che da quest'altra. Così, in questo modo, vedete? Ho fatto come due asole quasi, due una forma a goccia. All'incirca. Adesso prendiamo di nuovo l'estremità, adesso faremo un ricciolo nel senso opposto. Dunque, per fare questo lavoro c'è bisogno di un paio di pinze veramente abbastanza resistenti. Prendo l'estremità. Allora, prendo l'estremità e qui sarà un po' dura, ma naturalmente ci riesce. Dovete prendere l'estremità con un paio di pinze. Beh, io sto usando queste, ma vanno bene anche pinze di qualsiasi tipo. E avvolgendola a ricciolo. Ok? Poi posso avvolgere quanto voglio, quanto desidero, naturalmente. Quindi stessa cosa da questa parte. Penso che farò fuori questo paio di pinze che tra l'altro mi è costata anche un occhio della testa. Allora, così. Proseguo. Faccio un ricciolo un po' più. Beh, poi si può fare, effettivamente si può fare anche. Ma quasi quasi lo lascio così, un po' asimmetrico. Sì, mi piace. Stavo per fare la stessa cosa sulla parte superiore, inferiore dell'anello. E invece direi che mi piace anche così, un po' a serpente. Quindi sì, questa è una decisione presa al momento, come molte delle cose che faccio, devo dire. Va bene. Allora, ecco qua, allora adesso lo rimetto un po' in asse, ovviamente. Ok, qui forse devo tagliare un pochino, direi di sì. Tagliato. Allora. Voglio prendere la base e martellare un po' perché, ok, con le mani va bene, ma fino a un certo punto. Sto rimettendo in realtà in asse un pochino la forma dell'anello, vedete? Poi ognuno otterrà probabilmente una forma diversa ed è il bello, secondo me, almeno della tecnica wire. È quello che mi piace molto della tecnica wire. Questa possibilità di creare qualcosa che sia sempre diverso. No, vediamo un po' la misura piuttosto, no, io lo girerei, che dite? Vediamo la misura, ma ci siamo quasi, eh? Lo stringo un pochino, lo stringerei un pochino, per stringerlo farò così delicatamente, devo dire che la tenuta c'è. Vediamo? Oh, perfetto! Ecco l'anello, ho tagliato il pezzettino finale, l'ho anche limato a questo punto, ho limato il filo, vedete? E l'anello è finito. Che ne dite, vi piace? Ciao, alla prossima!